Roberto, entonces contanos ahora un poquito de ti, presentate. Come no, come no. Tanto mi scuso, non conosco bene lo spagnolo, parlerò in italiano molto lento e vi ringrazio per il vostro invito, grazie mille. Io appunto ho cominciato a studiare il bandoneon con mio padre relativamente da piccolo, sui 9-10 anni, ma diciamo che la passione per lo strumento è andata insieme alla passione per la composizione musicale, che è la mia principale, diciamo, attività. E amo arrangiare, comporre e soprattutto mescolare l'orchestra con il bandoneon, che è una fusione ancora non così diffusa, ha poco repertorio questo mix bandoneon e orchestra. E quindi amo moltissimo sperimentare anche con le tecnologie, il digitale, computer, software, tutto ciò che può riguardare sperimentazioni appunto sulle musiche originali o anche arrangiamenti di tanghi tradizionali, tanghi moderni, La per ciumba. giù, esatto, che è contenuto in un album che sta poi per uscire, che si chiama Reminiscencias Rioplatenses, un omaggio sia a Piazzolla, vi è un arrangiamento particolare di Libertango e uno ancora più particolare di Adios Nonino, un Adios Nonino molto deformato e anche un omaggio a vecchi tanghi bellissimi come la tradizionale Bordona, la Giumba, Morena, che è uno dei miei tanghi preferiti, insomma una milonga bellissima. E quindi ecco, sperimentando anche con la tecnologia, è un mix che amo moltissimo. ¿Cómo sería eso del mix con la tecnología? ¿En qué consiste? Per questo, diciamo, questi CD, sia uno, il primo, diciamo che abbiamo costituito una sorta di trilogia. Il primo CD è il nuovo Tango Sinfonico, spero che si veda, questo qui, E poi mandami una foto. pubblicato, ok, questo pubblicato con la Centaur Records negli Stati Uniti. E poi continuato con questo altro CD, The Bandoneon Plays Famous Songs, di nostra edizione, assieme a Reminiscenza Rioplatenses, che uscirà fra pochi giorni. Un'altra canzone famosa. E praticamente sono tutti album creati con orchestre virtuali e anche strumenti veri, tra cui il bandoneon principalmente. Quindi sono delle tecniche molto particolari, spesso utilizzate in altri generi musicali, non nel genere musica classica. E invece in questo caso abbiamo provato a fare questa sperimentazione particolare, mescolando molto di ciò che possono fare questi software, ma in realtà utilizzandoli con molta umanità. Fatemi passare questo termine. Cioè il trucco, mettiamolo così, è creare lo stesso pathos umano, la stessa musicalità, le stesse dinamiche che vi sono con degli strumenti veri, con strumenti virtuali. So, così è, magari non per tutti è una cosa familiare, ma l'importante è ascoltare Il questi brani. bandoneone è quello davvero, Assolutamente, suonato naturalmente. da mio padre e me. Ma la cosa, al di là della tecnica con cui sono stati registrati questi album, è il tipo di orchestrazione, il tipo di musicalità diversa, che vuole un po', come dire, ampliare gli orizzonti, di queste bellissime musiche, tra cui appunto, il tango, milonghe e anche altri, e ci sono anche composizioni originali nostre, per cercare di fare un'operazione simile,
a quella che è stata fatta con musiche popolari, per esempio dell'est europeo, pensiamo anche alla Russia e altri paesi, che hanno, diciamo, sperimentato su queste musiche portandole a un livello sinfonico, orchestrale, concertistico, mescolandole anche con caratteristiche di altre culture musicali. In questi album abbiamo provato proprio a fare questo, aumentando questa sperimentazione attraverso la tecnologia, ma la sostanza è proprio questo. Abbiamo cercato di, io ho un punto di vista sia, diciamo, del Sud America, perché mio padre me lo ha trasmesso, ma io ho una cultura prettamente europea, mescolando questi due punti di vista abbiamo provato a fare questa terza entità, chiamiamola così. A ver si te entendí bien, lo que va en vivo es el bandoneón, y lo Exacto. que va en playback es lo electrónico y la orquesta. Solo orchestra, sono orchestre campionate, mixate e suonate però da, in questo caso, da me. Roberto, se puede escuchar todo porque está... Pásame la dirección. Vamos a incluir algún fragmento. Recomendame alguno para que incluyamos ahora. Okay. Digamos, en la edición. Ok. En la edición, mándamelo por mail. Además, Roberto, es así que es la técnica virtual que se utiliza también para en bandas sonoras de muchas películas que conocemos, ¿no? Ya muchas bandas sonoras se hacen con la técnica virtual.